Oggi tre penne gel bianche a confronto. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi una prova su strada di tre penne in gel bianche. Croce delizia di chi vuole disegnare. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo qual è la migliore. Ed eccoci pronti per provare tre penne bianche, tre penne in gel bianco che io nel corso della mia esperienza sul piano da lavoro di Arte per te ho provato cercando quella che sarebbe stata poi la mia penna ideale. Ne ho qui una che è la Touch New da 8 mm presa su Amazon, poi ho questa che è la Hybrid Gel Grip e mi pare questa sia distribuita sì da Pentel e non è specificata la grandezza della punta. E poi abbiamo la Uniball Signo Broad, la più facile e la più economica da trovare è questa, l'ho presa su Amazon e devo dire che è arrivata in maniera molto molto celere. Vediamo però come funziona, vediamolo quindi prima con linea. E con linea direi proprio che ci siamo, anche se non ha un tratto super deciso, però se la ripassiamo si vede meglio. Sicuramente nella scrittura, per esempio scrivendo il solito, vi accorgete che è un pochino trasparente, mentre per campiture piene come vedete ha dei vuoti, ogni tanto si ferma e la campitura non è omogenea nella maniera più assoluta. Quindi per quanto mi riguarda questa non arriva neanche alla sufficienza del suo dovere. Proviamo invece la Hybrid Gel Grip distribuita da Pentel. Questa non mi è stata inviata, l'ho acquistata io. Tutte e tre le penne le ho acquistate io, come tratto sicuramente superiore sia nella copertura del bianco che nella fluidità del tratto. Come vedete un bianco molto più deciso e anche nella campitura piena, sebbene perde qualche colpetto, ma le penne bianche sono tutte abbastanza delicate, diciamo che assolve abbastanza bene al suo mestiere, quindi io a questa darei anche un 7. Adesso proviamo la Uniball Signo, anche questa acquistata da me, e vediamo il tratto. Molto molto più deciso come bianco, è un bianco quasi fluorescente per quanto è acceso, e voilà, come vedete il tratto è più grosso e non solo è più grosso, è anche molto più acquoso, è molto più liquido. Ora proviamo qualcosa di più grande. Se noi volessimo invece scrivere la parola love, in brush lettering, quindi ispessendo le parti in discesa, con questa verrebbe molto bene e molto piena. Vedete, lei è proprio molto incerta come andamento, e questo porta a commettere molti errori. Quindi questa, ragazzi, veramente è una catastrofe di penna, una catastrofe per quanto riguarda la mia mano. E poi l'hydragel, il fatto che ogni tanto stentino a partire
Non è quello il problema, perché stentano in molte, ogni tanto anche questa si raddensa il colore in punta e parte meno veementemente, ma poi si riprende lungo il lavoro. Vedete, questa già è una penna buona, perché comunque riesce a fare il suo dovere, però non è una penna super incisiva come questa. Anche volendo fare, che ne so, un piccolo disegno, con questo si riesce a fare abbastanza agevolmente, mentre con la Uniball cosa ne viene fuori? Allora, anche con la Uniball viene bene, però la differenza rispetto a quella della Pentel è che il tratto è più grosso e la gettata di colore è più copiosa. Di conseguenza, per cose più piccole, infatti vedete, ho dovuto andare sul più grande, per cose più piccole non lo trovo con la mia mano molto ottimale. Vediamo adesso l'ultima, la Touch New. Come vedete, tre penne, una stessa mano, tre risultati completamente differenti. Qual è la mia preferita? Allora, la mia preferita per adesso, a questo punto della recensione, potrei dirvi che è la Pentel, ma anche l'Uniball non mi dispiace. Vi spiego, questa proprio no, la Touch New proprio non mi piace. La Pentel e la Uniball sono buone entrambe per due cose differenti. Se io devo disegnare dei soggetti in un foglio grande con dei petali che siano grandi, per esempio quanto questo fiore, i fiori che di solito disegno sul canale, mi troverò sicuramente meglio con questa, perché ha un gettito di inchiostro più ampio, una fluidità maggiore, una scorrevolezza meravigliosa. Però in forme così minuziose questa trova il suo gap, perché avendo una punta grossa e non grossissima, però una gettata di colore da punta grossa, le punte sono simili poi viste da vicino, vedete? Però questa ha un rilascio più copioso. Vedete? Allora, questa la userei per soggetti in primo piano, per le linee più spesse esterne, per tutte quelle cose dove necessita una chiarezza maggiore della lettura del disegno. Questa invece la utilizzerei, questa della Pentel, per tutte le particolareggiature, per i moti gentili e le venature che possono avere i vari petali, per i chiaroscuri che possono essere più o meno accennati, quindi questa da bordura, questa da chiaroscuro. Da scrittura vanno bene entrambe, per le cose più sottili sicuramente la Pentel, per le cose più spesse sicuramente la Uniball. Da avere secondo me entrambe, perché non l'una non esclude l'altra, ma si compendiano vicendevolmente. Ora però il nostro test per le penne, questa potremmo tenerla, ma per le sfrangiature di riempimento, quando vogliamo fare un terzo piano oltre il secondo, per le cose che quasi non si vedono, perché come vedete, come potenza di bianchi, queste due alla fine si equivalgono, questa rimane molto molto indietro. Adesso però dobbiamo vedere, e dobbiamo vedere come scrivono anche sui colorati. Sui colorati scuri più o meno fa fede il nero, è la stessa cosa, ma sui colorati chiari la cosa diventa un po' differente. E vediamo, cominciamo per ordine come siamo andati, quindi prima con la Touch New, scriviamo sempre il solito Love, questa volta cambiamo però
la scrittura, facciamone una che abbia dei tratti sottili e dei tratti grossi. L'importanza della penna bianca è più sul colorato che non sul nero, perché sul nero, sfruttando il contrasto cromatico, tutte bene o male dicono qualcosa. Qualcuno lo dice meno veementemente di altre, però voglio dire, tutte riescono a dire qualcosa. È sul colorato medio chiaro e chiarissimo che invece la situazione cambia notevolmente. Proviamo ora la penna di Pentel, sempre su medio chiaro e su chiarissimo. Scriviamo sempre la medesima scritta. E già qui ci si vede un po' di più, no? Già si riesce a definire meglio l'immagine, ma come presumo, credo che la Uniball sia la migliore per questo tipo di scritture. Beh, decisamente sì. Come vedete, la Uniball sul chiaro e sul chiarissimo ce la fa molto bene. Quindi, come barcamenarsi nell'infinito mondo delle penne bianche? Provatele quando andate a comprarle su cartoncino nero, su cartoncino chiaro e chiarissimo. Provate la scorrevolezza, provate il tratto in grosso ed in dettaglio e dopodiché scegliete la gamma di penne bianche che più possono fare al vostro caso. Sicuramente oggi come oggi io ricomprerei queste due in combo, non ricomprerei più questa, sebbene avendola troverò il modo di sfruttarla. Cosa dirvi? Queste sono le penne della mia esperienza, poi ci sono altre penne tipo glitter, ma come penne gel bianche neutre, queste sono veramente quelle che ho più provato. La Uniball, altra piccola connotazione, è parte a strappo, nel senso che la prima linea non la fa quasi mai, però una volta che ingrana poi va liscia come l'olio per molto molto tempo. Lei invece ogni tanto si inceppa a metà dell'opera. La cosa è ottimale se le sfruttate come dico io, se questa della Pentel la usate per le particolareggiature e questa per le bordure, perché durante una bordura, una volta partiti, è bene non più fermarsi, quindi questa va benissimo. Per le particolareggiature, essendo già loro di per sé spezzate, se la linea si spezza in corso d'opera non ci fa niente. Quando dovete riapporre del colore, vi faccio vedere. Allora, questa invece, se vogliamo riempirla, non affrettiamoci a riempirla quando ancora l'inchiostro è fresco. Vi faccio vedere qui sulla V, con mano leggera. Andate a riempire. Problema che non esiste con la Uniball. Campitura piena e anche lì dove è rimasta una fessurina basta ripassare puntinando, così, non strisciando, sennò porta anche qui via il tutto, ma puntinando, e si riempie perfettamente. Voti 2, 3, 6,5, 7, non tantissimo neanche pochissimo per i miei parametri. 8,5, 9, perché non è una penna che può essere utilizzata per tutto. Se voi conoscete delle penne che vadano dal 9 al 10, segnalatemele. Bene, se questo video vi è piaciuto, coloratemi un bel candido bianco pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! V
Visto? Non tutte le penne in gel sono uguali. Quale scegliere? Qual è quella che fa il caso vostro? Sicuramente ve ne sarete fatta un'idea più appropriata durante questo video. Mi raccomando, non scegliete soltanto una grandezza di punta o soltanto un'intensità di colore. Per dare profondità ai vostri disegni, giocate proprio sulla diversità delle penne. Ecco perché è essenziale conoscerle. Se ne conoscete di ottime, lasciatele scritte tra i commenti qua sotto, in modo che io per prima possa provarle e che chi ci segue possa andare a curiosare per cercare sempre nuovi materiali creativi. Io vi lascio i link di quelle che ritengo più valide qui giù in info box. Prima di salutarvi, vi ricordo di scrivermi un bel bianco pollice in su, condividere questo video sulle vostre pagine Facebook e attivare la campanella per non perdere i prossimi video creativi. In più, vi invito a seguirmi, se vi va, anche su Instagram e su Facebook, dove ci sono contenuti creativi per tutti. Cercate sempre il pennello bianco su fondo rosso di Arte per te. È giunto il momento di salutarci. E allora da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!